Salve a tutti, ci troviamo nel salone comunale qui nel palazzo che ospita appunto il comune di Augusta, dove si è tenuta la campagna di sensibilizzazione Sono bambina, non una sposa, campagna che nasce da un'idea di Giorgia Butera, che inizia appunto una battaglia in questo argomento assolutamente veramente difficile e che mi sembra sia emerso oggi ancora molto sconosciuto nonostante dei dati molto rilevanti. Indubbiamente è un fenomeno diffusissimo, parliamo di 70 milioni di sesso femminile coinvolto, l'età è veramente bassa, partiamo anche da bambine di 8-9 anni. Bambine sotto i 15 anni sono un terzo di questi 70 milioni. Ci sono zone del mondo particolarmente interessate come l'India e l'Africa, ma assistiamo anche a dei fenomeni anche sul territorio italiano. Proprio qualche giorno fa abbiamo sentito appunto di una bambina di 12 anni, quindi vediamo. E poi queste sono le spose bambine, ma i matrimoni precoci e forzati è anche una cultura, figlia di una cultura patriarcale, presente anche in Sicilia, perché molto spesso insomma le ragazze pensano, ma anche le famiglie delle ragazze, bene, le sistemiamo perché tanto loro il futuro, ma che devono fare? Noi abbiamo iniziato questa campagna 4 settimane fa, io avevo manifestato a giugno la volontà di iniziare una campagna di sensibilizzazione, non era programmata, non era strutturata, ma sono ho abituato me stessa e chi mi segue che quando io dico una cosa poi in realtà quella cosa poi arriva. E così è stato, perché poi finite insomma 2 mesi di lavoro pieno in estate con un libro che portavo in giro e anche altre presenze, mi sono poi ritrovata a settembre a scrivere una relazione, l'ho inviata da Alessandra Lucca di Augusta dicendole hai 2 giorni, dammi uno scatto. Ed è arrivato un manifesto bellissimo e io poi la sera stessa ho inviato all'ONU via mail, quindi quando si dice come ti fai a mettere in contatto, oggi il mondo consente di dialogare. Abbiamo mandato all'ONU e per una giornata di alto livello tenutasi il 22 settembre a New York al Palazzo di Vetro e il manifesto è stato presentato, è stato insomma postato da su ONU Italia per presentare quella giornata. Ed è lì l'esplosione mediatica, lettere di encomio che sono arrivate importantissime. 4 settimane sembra già tanto perché è molto vissuto, poi siamo tutte impegnate in professioni abbastanza insomma forti, toste. Io ho avuto queste 4 settimane per un seminario internazionale e ho avuto paradossalmente poco tempo per la campagna. Questa è la prima intervista, cioè se io insomma, essendo molto mediatica non sono riuscita per mancanza di tempo a far nulla, ma partiamo oggi, partiamo da Augusta, siamo 3 siciliane e una romana, partiamo da qui per un atto d'amore. La bambina del manifesto vive ad Augusta, è una bambina tunisina, chi ha realizzato lo scatto è di Augusta, ricordiamo Alessandra Lucca, e proprio ad Augusta il 27 giugno dissi beh io con l'ONU ci parlerò, ma in quel momento non sapevo neanche come si facesse a parlare con l'ONU. Ma intanto è riuscita nell'intento incredibile e non si fermerà sicuramente in una campagna nazionale, perché come ha detto in conferenza andrete oltre, avete già preso contatti con paesi esteri. Sì sì, sicuramente lo Yemen, tra l'altro lo Yemen, io ho avuto un incontro ufficiale con l'ambasciatore dello Yemen. Lo Yemen è un territorio interessato fortemente per il fenomeno soprattutto delle spose bambine, perché Rawan, che se la si ricorda perché appunto lei dopo la prima notte non ce l'ha fatta per le lesioni che ha subito, per la violenza sessuale, non definirei rapporto insomma sessuale, era proprio una bambina yemenita. Io sabato ho incontrato l'ambasciatore dello Yemen e lui è lieto di collaborare e sposare il nostro progetto, sarà con noi in conferenza a Roma. E attraverso l'ambasciata dello Yemen noi entreremo in contatto con il territorio e quindi avremo modo di collaborare. La nostra azione sarà proprio quella dell'istruzione e dell'educazione, forniremo gli strumenti per regalare consapevolezza. Anche perché spesso il fenomeno si lega a una mancanza proprio di istruzione. Assolutamente, perché viene definito tradizione, cultura di popoli, ma non può essere così, anche perché quando a loro arriva uno spiraglio che si possono ribellare, loro sono contente e allora non è cultura. È imposizione, non diventa più cultura. Grazie a Giorgia Butera, io ti auguro che la vostra campagna appunto arrivi ben oltre quello che ci si può aspettare. Grazie a Giorgia Butera ancora, e Rassegna Metropolitana sostiene la campagna Sono bambina, non una sposa.